Ciao a te, bentornato su Persona 3 Reload. Dunque, come abbiamo visto negli ultimi video, il dormitorio si è praticamente affollato. Chiunque voglia venire può. È libero, cioè. C'è ancora spazio, abbiamo delle stanze, eventualmente c'è il bagno, la cucina, insomma. Vi piazziamo in qualche parte. Ho sentito che Koro-chan starà bene, che sollievo. Sì, Koro-chan, pensi che lo abbia protetto il monaco del defunto? Sì, penso di sì. Il legame tra un umano e un animale è meraviglioso. Ok, dicevo, siamo pieni così di alleati, anche se effettivamente ne abbiamo soltanto uno, ovvero Aegis, che però non abbiamo ancora provato nel Tartaro, ma la proveremo presto. Quindi in tutto questo però a scuola stesso, sì, perché c'è anche una scuola, non riesco a ho le gare di atletica. Ditemi che sfigatissima deve essere sta roba. Polonia! Dove sto andando io? La bacheca, qua non c'è nessuno, benissimo. Voi dove siete assieme? Il mio cuoricino ha... Oh mio Dio, come siete messi male. Il mio cuoricino ancora grida speranza. Madonna, quanta gente! Allora, calendario. Mancano 6 giorni. Le mie palpebre. E devo andare per forza al Tartaro prima o poi. Ok, presidente Tanaka. Salto, scusate un secondissimo. Missioni. Voglio ascoltare web, porca di quella. Sconfiggi un'ombra rara e recupera il quarto vecchio testo. Dovrò andare al Tartaro prima o poi. Io che tempismo perfetto, non hai da fare, vero? Completamente gratis. Ma alziamo Tanaka! Ok, Tanaka è livello 6. Ma siamo in tempo con Tanaka! Io continuo a ripetere che non riuscirò mai a sollevare tutti i social link al 10. Prima che ti illumini, dimmi tutto, gioia mia. You notice anything different? Oggi non noti niente di diverso? Più o meno? Tipo cosa? Mi sembrano piuttosto uguali ste risposte. Una! No, però si nota! I had my hair revitalized. Doesn't it look healthier now? Nope. It's quite a hassle, but appearances are a big part. È una saccatura, ma le apparenze sono una parte fondamentale del mio lavoro. I'm the total opposite at home. I dress like a slob and only shower every 3 days. Ok. Faccio la doccia ogni 3 giorni. Che schifo. Lasciami pensare a un'analogia. Vegetables. Perfect. Ok. Imagine an organically grown cucumber that looks all deformed. Oh, okay. Compare that to a cucumber that looks perfect, but was grown using chemical fertilizers and pesticides. Oh signore, con uno perfetto ma cresciuto con l'uso di fertilizzanti e pesticidi chimici. Which one do you think the supermarket would rather stock? Sì. Supermercato mette sempre quello che ha un bell'aspetto. That's the simple truth. La verità è questa. Awkwardly shaped cucumbers don't pack together very well. So, stores prefer straight ones. Ho avuto ragione. Taste and safety aren't even a consideration. They'll carry cucumbers that even pests wouldn't eat. Ma perché? Why do consumers still buy these cucumbers when they know the truth? Simple. People trust what they see. The world is governed more by appearances than realities. That's why, as much as I hate spending money, I buy expensive ties to win people's trust. Madonna, che stronzissimo però! Wait, you know what I just said earlier?
The part about me dressing like a slob and not showering every day. Don't you dare tell anyone. I can't afford to have people start believing I'm ordinary. Ma le persone ordinarie non fanno così. Vabbè, sì, anch'io sono in pigiama. No one else has a clue, okay? Ed è mezzogiorno. L'ho rivelato solo a te personalmente, nessun altro lo sa, ok? Presidente Tanaka si sta aprendo a me, sento di comprenderlo un po' meglio ora. Pa, pa, pa. Just a reminder, do not tell a soul. If you break your promise. Sì, voglio vedere. Well, I guess I can trust you. No! No, immagino di potermi fidare. Queste sono parole bellissime di Tanaka. Oh. Livello 7 per Tanaka. Non dirmi che anche oggi ci sono le cose. Oggi si tiene il torneo. Ah, è oggi! È quasi ora di uscire. Ma perché di domenica? Attenzione! Attenzione! Time is upon us to demonstrate outstanding sportsmanship. È giunto il momento di dimostrare tutto il nostro spirito sportivo, che vinca il miglior corridore. Hey, you're almost up. Preparati, Yuki. How are you feeling? Think you got this? Credi di farcela? Assolutamente no. Fai il tifo per me. You got it. Leave the cheering to me. Al tifo ci penso io. Oh yeah. Here, take this. Tieni, Yuki-kun. It'll get you energized for the race. Ti aiuterà ad accumulare energie per la gara. La bevanda speciale. Since this is your first big event, let me give you some advice. Ti darò qualche consiglio, ok? All you have to do is give it your all. Non devi far altro che darci dentro. È tutta una questione di testa. Il tuo avversario più pericoloso là fuori sei tu. Alright, dude. Puoi farcela. Io sto guardando lo sfondo per cercare di capire se c'è qualche easter egg. Continua così, Yuki-kun. Cavolo, è veloce, vai. That was amazing. I can't believe it's your first time competing. Sento a credere che sia la tua prima volta in gara. This was your fastest time yet. Modestamente. Man, you killed it. Cavolo, hai spaccato, bravissimo. Duro lavoro ha dato i suoi frutti, modestamente. Che peccato però. With your incredible performance, that guy still won. E porca di quel, nonostante la tua gara fantastica, ha comunque vinto quel tizio. You mean Hayase, right? They say he blows everyone out of the water in every competition. Se dicono che lasci tutti di stucca ogni competizione. Hayase, eh? People were exaggerating? Jeez, he's insane. I could sure use someone like him on our team. Ci farebbe proprio cosa. Maledizione. La prossima volta vinceremo noi di sicuro. Hey, wait. Isn't that him? Non è lui? Hayase! You were pretty fast. Eri molto veloce. È merito degli allenamenti. Must have been some training. Devi esserti allenato molto. Hey, I know this is weird all of a sudden. So che è strano uscirmene così dal nulla, ma ti amo. But no, non è. You wanna hang out sometime? Ti andrebbe di uscire ogni ci sono andato molto vicino. Ti andrebbe di uscire ogni tanto? Certo, mi piacerebbe. Cool, sounds good. Grande, sono contento. You still need to work on your technique, but I feel like you've got potential. Ti ancora lavorare sulla tecnica, ma sento che hai del potenziale. Ciccio, ma tu, fammi capire, chi credi è il tecnico della nazionale giapponese? Maybe you could help push me to test my limits. Forse potresti aiutarmi a mettere alla prova i miei limiti. Di solito dopo la scuola mangio all'area commerciale di Iwatodai. Porca. Se ti va, passa a trovarmi qualche volta. Mi chiamo Mamoru Hayase. Ci vediamo. Sì, è un altro social link. Deve averti visto come un degno rivale. See him again?
Se lo rivedi, digli una cosa. Che la prossima volta lo farai a pezzi. Ci siamo intesi. Calmati, Kaz. Quel Nimura dell'Eva Todai non doveva essere uno forte, non si è presentato. Non sono riuscito a contattarlo. Chi? Sono persino passati a casa sua, ma non c'era. So he's gone missing. No! Maybe he was afraid of going up against Hayase. Forse aveva paura di affrontare Hayase. Do you think it's because of that apathy syndrome thing? Potrebbe essere per via di quella sindrome apatico, mio Dio, un perduto. No idea. Hope he shows up again soon. Spero che salti di nuovo fuori tutto intero. Yeah. Anyway, now's not the time to get down in the dumps. Our school did great today after all. Brava. Grande. Dammi qualcosina, ti prego. Andiamo via di qui. Sì, però dammi qualcosina. Coraggio, fascino, qualcosa. Ho deciso di tornare con i miei compagni di squadra. Oh, it's you. Bentornato. Ho sentito da Akihiko che sei andato bene nelle competizioni. Purtroppo non ho vinto. In ogni caso, sono colpita dall'abilità con cui riesci a gestire così tanti aspetti della tua vita. Già, Yuki-kun è incredibile, dovessi riconoscerti più meriti. Se non altro, almeno stai facendo qualcosa, a differenza di una certa persona. Okay? Sì, sì, tanto non mi offendo. Comunque manca poco alla luna piena, no? Sì, ecco qualcosa che posso fare. Intendo la missione. Sì, la prossima luna piena sarà il 6 di agosto, è giovedì. Probabile che il nemico sia più forte dei precedenti, assicurati di essere pronto. Ok. Chi c'è qua? C'è Mutatsu. Sì, però io devo andare al Tartaro. E immagino che ci andrò oggi. Yai. Orben dunque, Polonia. Sì, non sto andando da Mutatsu. Non c'è nessuno qui. Devo andare al Tartaro sia per livellare benissimo, visto che sono al livello 27, un po' pochino, eh. Sarei allo stesso livello con cui ho affrontato l'amante e questo non va bene. Vedo una ragazza, è ferma tra luce e buio, vita e simulacro, barcolla come se non sapesse a quale lato appartiene. Cerca di dirti qualcosa, riesci a sentirla? No. Ok. Ma voglio conoscere la mia fortuna. Ok, sembra che stanotte non entrerai nella torre. Torno un altro giorno per la tua divinazione. Ma io voglio entrare nella torre. Ma no! Sì, ma io voglio entrare nella torre. Perché non posso entrare nella torre? Forse allora non... Ma no! Forse dello sport gli farebbe bene. Yukari! Ok, quindi se non c'è niente da fare andiamo da Mutatsu. Porca di quella miseria. Centro commerciale Club Escapade, sì, di nuovo. Tu non hai nulla, vero? No. Allora, un attimo, diamo un'occhiata al social link. L'unica quasi al 10 è l'eremita. Ragazzo misterioso al 3. Tra poco sarà al 5. Assist tra 6 giorni aumenterà sicuramente. Kazushi è quasi al 10. Porca di quella. Ok, Mutatsu. Oh, sei tornato? Sì, sono tornato. Beh, resti? Mutatsu sta bevendo da solo. Ok, vediamo le affinità sociali. Mutatsu è il postumi di una sbornia. Te pareva? A quanto pare nessuno al suo tempio può prendersi cura di lui. Dice di essere single, ma... Sì, è stato lasciato da moglie e figlia e tutto il resto. D'accordo, siediti. Oh, there you are. Ecco di qua. Feeling down today, kid. My
Ti dispiace ascoltare le parole di questo vecchio monaco? Sa. Folks downstairs. They're probably around your age, huh? Sì. It looks like they're having fun drinking. Forse più grandi. You look closely. Their eyes say otherwise. Ok. Tipo. They come here to relieve stress from the day. But I wonder if any of them are actually enjoying. Chissà se c'è qualcuno che si diverte davvero. Go away unless you deal with the root of the issue. You can put it off, but it'll always come back. Okay. This place is more of a refuge than a club to me. Questo posto è un rifugio. Those kids really want to relax. We should switch the music to the Heart Sutra. Per far rilassare davvero quei ragazzi bisognerebbe togliere la musica e passare al Sutra del cuore, eh? Non credo proprio. There's a microphone over there. Bring it over, kid. I'll perform. Portamelo qui, giovane, leggerò un sutra dal vivo. Chi credi di essere? Chi cavolo sei? Il Bon Jovi dei monaci. Sarebbe meglio di no. Tre stelline. Ok, quanto hai bevuto, Ciccio? This place is too small to recite it properly. I've got a kid around their age, you know. My one and only son. Ho un figlio, ha più o meno l'età di quei ragazzi laggiù. Ho solo lui. Da 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 da. Be 21 this year. He's a little older than you. Sempre che sia ancora vivo, da quanto tempo non hai notizie? Ho percepito un affetto quasi paterno da parte di Mutazzo. Sarà perché stava esteriorizzando i sentimenti per il suo figlio. Sento di comprendere Mutazzo un po' meglio. Strano monaco, livello 7. You think it's okay to leave the future of this country in the hands? Credo sia credi sia una buona idea lasciare il futuro del paese nelle mani di questi ragazzi. What if they all end up like me? Voglio dire, se poi fanno la mia stessa fine, che ne sai? Well, it ain't like I got high hopes for the future. Form is emptiness, emptiness is form. Papà, capito. Oh, sorry. I'm done talking now. Bravo. Go home before it gets too late, all right? I'll see you next time. Ci vediamo la prossima volta, che carino. Ok, magari stasera riesco ad andare al Tartaro così in semplice. Good morning. This is Elizabeth. Elizabeth. I am calling to inform you that more humans have wandered into Tartarus. Perfettissimo, esattamente la giornata di cui avevo bisogno. Chiamo per informarti che altri esseri umani sono finiti nel Tartaro. Time, I believe. Please swiftly and safely conduct a search and rescue. È in sicurezza. Ci proverò. Ok. Mattina presto è giorno. Le vacanze estive continuano, peccato che non c'è Maya. Maiko, che ovviamente ti pareva, ha bisogno di tempo per salire. Sto odiando sui social link, tutti. Qualcosa per te. Ho una cosa per te, oggi considera un ringraziamento per tutti voi che lavorate con costanza ogni giorno. Ok, che sto facendo io? Paulonia! Centro commerciale di Polonia. Andiamo a vedere, tanto c'è anche Junpei là. La bacheca con le informazioni delle persone scomparse. Yasuku Murabayashi e Shuichi Nimura. Ok, non vedo se siano maschio o femmine. Che bellini tutte le sono rimasti tutta la notte svegli dicendosi ah wow. Che dolci. Junpei, dai, non possiamo farci battere da Koromaru. Andiamo nel Tartaro. Ora ci andiamo, rilassati. Ok. Sì. Ce l'ho la cosa lì, la luna. Sì, ce l'ho la luna.
Quindi facciamo Nozomi. Chi va di ascoltarmi? Il mio stomaco piange disperato, ma non è importante adesso. Niente di poter rafforzare il nostro rapporto grazie alla persona luna Yamato Norochi. Affinità sociali. Ok, Nozomi è al 7, quasi all'8. Cioè ora dopo questa sarà all'8. Sumitsu mi ha detto che il mondo finirà presto e ho provato a convincermi a unirmi alla sua religione dicendo che potremmo rinascere in paradiso, figurati. Passiamo il tempo con Sumitsu. Eccellente collega Gur. No, non sono qui per mangiare oggi, voglio parlare con te. Che ti è successo? Hey, I haven't been doing so well lately, you know? And it's all because of your blasphemy. È dall'altra volta che non sto bene, sai? È colpa delle tue blasfemie. I beg so hard for your soul that I think I actually lost weight. Ho pregato così tanto per la tua anima che penso di essere perfino dimagrito. Look at me. I'm paper thin now. Sono un foglio di carta, non credo proprio. No, non lo sei. Sembri più... No, magari... Potrei farmi fuori un namkatsu dormendo se volessi. Madonna, quanto fai schifo! Capisco cosa intendi dire. Ti imbarazza farti vedere con me, vero? No! Non sono come il mio fratellino, non riesco a studiare per ore e, avendo gambe tozze, non sono atletico. In effetti questo non l'ho capito, Nozomi. Appunto, prima vorrei tanto sapere il motivo per cui tuo fratello se n'è andato. E poi per quale motivo alimenti tutta questa rabbia nei suoi confronti? My pants are covered with food stains. Ho i pantaloni coperti da macchie di cibo. Just a thorn in everyone's side. They all wish I could be more like my little... Non mi sopporta nessuno, vorrebbero tutti che assomigliassi di più al mio fratellino. Mi prendono sempre tutti in giro, voglio solo che l'intero mondo sparisca all'istante. Ma il mondo non può ancora finire, prima devo salvarti. D'accordo, Kun. Farò del mio meglio per andare in paradiso, così risolverò tutti i miei problemi. Ma che problemi hai? Ma sei pazzo? Ma sei pazzissimo? Percepisco forse il legame con Sumitsu. Ma sei fuori di testa? Non ho ancora ottenuto il perdono. E devo trovare un nuovo membro da reclutare. Perché? Eccomi qua. Madonna. È lui. Vuoi gestirlo? Volete fare a botte? Certo, io gli rimesco le connotate e tu mi paghi, giusto? Ho un amico a corto di soldi, se capisci cosa intendo. E va bene, pagherò entrambi, vedi solo di risolvere la questione. Sei tu. 132.000 yen, right? That's the same trick he used on my son. 132.000 yen, giusto? Sì, lo stesso trucco che ha usato su mio figlio. If you know what's good for you, I'd stay the hell away from him. Ma io comincerò a stargli alla larga se non vuoi problemi. Ok. Ho deciso di tornare al dormitorio. Nozomi, care cose. Resterei a lotto per la vita. Andiamo al Tartar oggi? Sì, assicuriamoci di essere preparati. Infatti oggi, meno male che non c'è nessuno, andiamo al Tartaro. Sì, meno male. Ok. Tanto
qua sono tutti vogliosi di parlare. Sei tu, hai un po' di tempo libero adesso. L'azienda mi ha donato delle foglie. Non voglio fare il tè. No, grazie. Molto bene. Sì, invece di fare il tè, andiamo al tartaro. Posso aiutarti? Come siamo messi gli altri? Stanotte possiamo andare tutti. Posso aiutarti con qualcos'altro? Perfetto, signori. Signore, andiamo al tartaro. Va bene, ci vediamo al solito posto allora. No, perché? Ho dimenticato di farmi fare la divinazione dalla tizia. Da oggi mi unirò alle operazioni di esplorazione nel Tartaro. Sono pronta per essere schierata. Che gioia! I have also been equipped with a number of combat functions, in addition to the ability to summon a persona. Mi hanno anche fornito una gamma di funzionalità di combattimento, oltre alla capacità di evocare una persona. I will provide more details later, but suffice to say, you won't want to miss it. Più avanti darò maggiori dettagli, ma vi basta sapere che non vorrete perdervi niente. Ok, non vedo l'ora. When the time comes, prepare to have your mind blown, as they say. Quando sarà il momento, resterete elettrizzati, come si suol dire. Our current objective is the elimination of the large shadows that appear during a full moon. Sì, il nostro obiettivo attuale è l'eliminazione delle ombre maggiori che appaiono durante una luna piena. In order to accomplish this, it will be crucial to gather combat data in Tartarus. Okay. Please make efficient use of my facilities so that we may achieve our goal. Okay, adesso mi spiegheranno quali sono le tue capacità. Lo sapevo, io ovvio. Quando la barra della teurgia di Aegis è al massimo, potrei usare la sua teurgia modalità furia. Una volta attivata modalità furia, Aegis attaccherà automaticamente durante il suo turno per 3 round. Durante modalità furia, il suo attacco e la sua difesa aumenteranno moltissimo. Ricorda che quando la modalità furia termina, Aegis si surriscalderà e il turno successivo non potrà muoversi. Quindi avrò 3 turni in teurgia. Che succede qui? La carta che ho in mano sta reagendo. Diverse carte degli arcani maggiori sono state aggiunte alla mana arcana. Lo Ierofante, il livello delle persone attualmente equipaggiate, aumenterà di 1. Gli amanti, aumenta i bonus dell'affinità sociale per le fusioni della finché non te ne andrai dal interessantissimo. I've been waiting for you. Potessi concedermi un attimo di tempo? Dimmi. If I may say so. Mentre attendevo il tuo arrivo, ho percepito qualcosa cambiare nel Tartaro. Al suo interno sembra siano apparse diverse strane porte. Dove conducono queste porte, se siano presagio di sventura o meno, nemmeno io lo so, meno male. Tuttavia, credo che tu abbia i mezzi per scoprirlo. Vai, indaga, potresti rivelare qualcosa di utile. Posso farlo? Sì, perché no? Eccellente, ho fiducia in te. Che sfida l'ignoto, anteponendo il rischio alla comunità. Spesso raggiunge la grandezza. Credo che simili sfide favoriscono necessariamente una qualche forma di crescita. Il tuo garaggio porterà un miglioramento, Makoto. Spero vivamente che continuerà a svilupparlo. Ho capito, ora posso andare? Queste porte dovrei andare a indagare? Sì, probabilmente. Aegis! Yes. Secondo il profilo di Amada-san, in questo momento dovrebbe dormire in camera sua. Pertanto è poco probabile che Amada-san sia in grado di rivelare la nostra attuale attività. Inizio dall'operazione imminente. Valuta le mie unioni al gruppo. Andiamo insieme, Aegis. Ok, buttiamo fuori Sanada. Si vuole impiegare, ho capito. Junpei, invece... Non credi che Yuka Kanne gli faccia troppi complimenti? Sarebbe bello se ne facesse uno anche a me ogni tanto. Gioia! Amico, ma la squadra è già al completo. Al posto di Mitsuru. Sì, tengo Yukari perché è l'unica guaritrice degna. Amada-kun è molto compassato e parla con una grande educazione. Di certo i suoi genitori tenevano molto a lui. Controlliamo i progressi. Siamo al 69. Non importa. Ok, quindi
A parte il fatto che ho queste due persone da andare a prendere. Ma lo puoi smettere. Le persone scomparse da 78 a 81. Ah. Le richieste invece. Il vecchio testo è il sconfiggi un'ombra rara. Devo trovare un'ombra rara e sconfiggerla. Voglio ascoltare la musica. La porca di quella. Non importa. Ok. Proviamo Aegis. Ovviamente andiamo all'ultimo piano. Rilevo il debole segnale di una persona. Potrebbe essere una di quelle scomparse. È troppo lontano per capire la posizione esatta. Sembra che sia a uno dei piani più alti. Ok, un'ultima cosa. L'equipaggiamento. Fascia guardia. Fascia mega magica. Uniforme, maglietta a girocollo. Tra l'altro voi non avete nient'altro da mettere. Stile estivo, nope. Mazza spinata? Mazza spinata. Anche per Aki. No, te li metto. Ok, armatura invece. Ok, tranne Makoto. 30 HP. E la do a Yukari, sì. Perché comunque avere Akiko, sì. La do a Yukari anche perché avere qualcosina, qualche HP in più, male, non fa. Makoto ha la precedenza, Nyada. Stivali da lotta, Yukari. Ok. Fascia magica. Magia più uno, forza più uno. Nient'altro. Ok. Questa è la mia squadra. Madù. Dovreste riuscire a proseguire. Per favore, fai attenzione. Ok. Sembra che la scossa abbiano smesso. Se tutti bene, il percorso verso la scala si è aperto. Ora puoi avanzare. Non sappiamo cosa ci sia in attesa più avanti, quindi fai attenzione nel proseguire. Va bene, andiamo. Chissà come sarà la prossima area. E questo è il nuovo Tartaro? Oh, ok. Madonna, che complicato. Scenery changed. Those shadows lurking around might be different too. Porca di quella miseria, sì. Sono anche più complicate. Initializing combat mode. Ok. I guess. This is our opportunity. This should be a good test of your strength. But don't get okay. Careless. Questo tira vento, quindi dovrebbe essere il mazzo. E invece no. Now's the time. Il vento ovviamente questo lo suca, no? Proviamo lo stesso. Bloccato. Woohoo, Aegis! Allora, questa è la sua persona. Abilità di supporto e colpi fisici, niente di elementare. La teurgia invece, danno da perrea pesante in resistenza comandi. Dopo aver usato abilità fisiche. Ok, beh, picchialo male. Che bellina! È debole! Bellissimo! Aegis!
I guess. Soldi. Mission complete. Anche. Bellissimo. Ok, 390 punti esperienza. Ma è così Junpei che non ha fatto niente. Ok. A che livello è Aegis? Al 27 come tutti gli altri. Ok, quindi di qua niente da fare. We got ourselves a shadow here. This should be a good test of your strength. Okay. Don't get careless. Prevedibile, eh? The enemy locked down a roll. Here we go. Vulnerabilità ghiaccio. Le punti esperienza che aumentano. Punti esperienza, su. Ho bisogno. Ok, 747. Abbiamo fatti a pezzi, come si suol dire. Madonna, che complicato sto Tartar. Hey, there's a treasure chest. Con tutto il cuore, ma è più piccolino. Acqua curativa. Object of value located. Ok. What to do? Dove sei tu? Basta semplicemente picchiarlo male. Grande Aegis! Ok, soldi tutta la vita. Polvere curativa, cavolo, se sto tartaro è pesantissimo. Ok, quindi di là. Una sorta di labirinto. Nope. Di qua. E di là ci stanno le scale. Tanto qua sono quelle porte. Ha detto Elizabeth che ci sono delle porte. Ma è una specie di macchina, chissà com'è alimentata. C'è un'ombra rara. Ok. Vabbè, comunque non è nostra intenzione completare qua tutto il Tartaro. O almeno lo spero. Non lo so, vedremo. Comunque credo sia il caso di stop. Ovviamente appuntamento a tra pochissimo, quando troverò qualcuno di interessante da scricchiare. Ciao. Ehi, e qui ci stanno dei nemicioni belloni. Tra l'altro ho preso anche l'aura della Silfide. Sì, tra l'altro Makoto ha bisogno di SP come se non ci fosse un sì, ma chi se ne frega, che ce frega. È un avversario forte, assicurati di essere pronto prima della battaglia. Andiamo. È uno degli avversari dei mini boss da Tartaro. Avvicinamento all'ombra nemica, eliminazione bersaglio piata. Non ho nessuna informazione su cosa sia debole, quindi proviamo. Tuono. È bloccato. Ma ragion, no, ti prego. Meno male. Ricordavo più forte il Maragion. Ma buco. Wow, sono debole al ghiaccio. Ciaone. Carissime cose, ragazzi. Posso picchiarvi tranquillamente ad uno. Pendente del vuoto. Ok, media. Serve.
Yeah. Ma per favore, che non servite a niente voi. Pioggia di frecce. Sì, alla teurgia massima. Ah sì, ma picchiamolo male. Boh. Finale tragico? Meno male. Ma bufo. E care cose, ragazzini. Ma è semplicissimo. Ok. 13. Quanta esperienza. Livello 29. Ok, nuova abilità. Ha creato gocciolina del mare dell'anima. Wow. Questo ha nulla congelamento. Per Makoto invece c'è lo schiva fuoco. Che è debole al fuoco, ma potrebbe essere ottimo. Schiva perforazione. Ok. Schiva fuoco al tuo posto. New skill, huh? Per Zionga. Per Zio, ovviamente. Nemico sconfitto in attesa di nuovi ordini. Continuiamo a esplorare. Yes. Affermativo, anche se il Tartaro fosse una torre colossale, con progressi costanti raggiungeremo gradualmente l'obiettivo. Un lungo viaggio comincia superando la paura del primo passo, come si suol dire. Aegis, hai le idee un po' confuse, dove hai imparato queste cose? Seguo delle lezioni quotidiane. L'altro giorno Jun Paisan mi ha insegnato a scrivere gli haiku. Caro Tartaro, nero cupo Tartaro, quanto sei alto? Te che prendi lezioni da Junpei. Ma smettetela tutte e due di fare a chi lascia la più lunga. Centro del potere è qui. Ne ho due. Apriamo. Ho 50 cose del crepuscolo. Sandali leggeri. Non equipaggiamo, ma vediamo che cosa danno. Equip 54. Illusione fisica, passa, ok. Tanto 50 HP. Li diamo sempre a Yukari. Stivali di lotta li diamo a Junpei, mentre questi li ho a fuga, così tanto per. Ok, bene, e stop. Che succede? Ah, stop. Credo che qui possa tranquillamente interrompere il video, perché abbiamo scoperto la porta della monade, ovvero una porta qui all'interno del Tartaro, dove ci sta un boss diverso. E sconfiggendo quel boss mi dà delle particolari, dei particolari tesori da poter utilizzare. Ho trovato un Nihil da usare nel negozio d'antiquariato e Fuka mi ha chiesto di tornare indietro. Capito? Ti aspetto qua. Vediamo che dice Fuka, poi. Ma che c'è? Fuka e gli altri discutono di quella porta di prima. Makoto, posso parlarti un momento? Certo! A quanto pare hai affrontato la minaccia oltre quella porta. Una porta collegata al tunnel creato all'interno del Tartaro. Forse un nome appropriato potrebbe essere Porta della Monade. Le ombre che si riuniscono oltre quella porta si riveleranno un mezzo prezioso per accelerare la tua crescita. Devo sapere come te la sei cavata. I nemici ti hanno offerto una degna sfida? No, sono caduti facilmente. Marvelous. Eccellente, mi fa piacere sentirlo. Credo che sfidare nemici più ostici fungerà da scorciatoia per il tuo sviluppo.
Cambiando discorso, ho rilevato una specie di struttura al 91° piano, emana un'energia non dissimile da quella della porta che hai varcato. Le dimensioni della struttura somigliano a quella di un tunnel, lo si potrebbe chiamare passaggio monade. Entrare in questo passaggio potrebbe fornirti un'altra occasione per metterti alla prova. Per il momento registrerò questa indagine come richiesta personale. Porca di quella! Ho ricevuto una nuova richiesta da Elizabeth. Non vedo l'ora di osservare i tuoi costanti progressi. La porta alla monade è anche un passaggio. Il Tartaro non cesserà mai di essere un mistero per me. Quella porta sembra condurre a un percorso secondario del Tartaro. In sostanza, se punti ad arrivare in cima, prendere quella strada risulterebbe una deviazione. Tuttavia, seguendola, credo che potessi trovare qualcosa di molto utile per l'esplorazione. In base alla tua preparazione, oltrepassare questa porta potrebbe essere una buona idea. Ok, quindi ciccia. Good day. Mi ha dato una nuova richiesta. Attraversare il passaggio monade. E devo anche trovare la persona, capito? Un pochino. 83-89. Ok, si può fare, si può fare. Non importa. Bene, per oggi è tutto. Appuntamento al prossimo video. Ciao!